Ciao, sono Davide. Allora, oggi sono con Giorgino, andremo a vedere il prosciutto fatto 24 mesi fa. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Dunque, ragazzi, è una sorpresa, eh? Vedremo cosa ne salta fuori. Io dico da vedere così una cosa ottima, da vedere così. Poi dopo andiamo dentro. Certo, allora vi ricordo... Vuoi, Davide, che prima lo sentiamo un pochino? Certo, certo. Allora, ti faccio una domanda prima di cominciare. Dimmi. Lo stecco, io lo so, però è giusto per spiegarlo, no? A cosa serve? Serve per sentire gli amori che ha il prosciutto all'interno, ma anche le cattività, esatto. Anche le cose non... Allora, cominciamo già da qui, va bene? Così, lasciamo un attimo, tiriamo fuori. Il profumo è ottimo. Ah, oh, andiamo di qua. Dove c'è la vena. Ah, lasciamo lì, chiudiamo il buco, lo sentiamo. Ma già sentito là, qui c'è una vena molto pericolosa questa. Quello sotto l'anchetta. Anche l'anchetto qui, eh? Direi che non ci sia. Io direi che bisogna procedere. Sì. Bisogna procedere. Allora, un'altra informazione riguardo allo stecco. Ah, questo è. Lo stecco è fatto con un osso di cavallo, eh? Con un osso di cavallo. Perché? Perché non trattiene altri odori, tranne che quello che metti nel momento. Esatto. Perché e quindi... lui ne riceve anche degli altri, degli odori, sì. Ma qui, in questo caso, si emana solo quel che vai a sentire. Allora, il gambetto. Allora, adesso io ti faccio vedere come disosso io il prosciutto. Sì, sì, ma... Va bene? Vuoi che io insegno a mio padre a fare i figli? Beh, adesso scherziamo, Scherziamo. Quindi... Io me la cavo per conto mio, ma sono mica... Sono mica un salumiere, uno come te. Allora, 300 l'anno, scherzi. Andiamo a tagliare via l'osso dello zampetto. Esatto. Ma l'ho già fatto vedere diverse volte. Sì, sì, ma senta niente. E questo qua, guarda, sembra rosa. Ah, non sbaglia più. E già da qua, già da qua si vede che... Quando non si vede del marrone e del nero lì... E già da qua si vede, si inizia a capire qualche cosa, eh? Esatto. Allora, quel che mi raccomando, io vi faccio vedere come si disossa il prosciutto, però io uso le protezioni, che è importante, oh. Vero? Quindi sotto ai guanti di plastica, sotto c'ho il guanto antitaglio, sì, e sotto sì. A questo grembiule qua antiferite, sì. C'ho la maglia di ferro. Quindi se per caso, a caso volete... Non fate come Giorgino, che non c'è niente di tutto qui. Vi avventurate nel disosso del prosciutto. Fate attenzione. Fate molta attenzione perché... Lavorate sempre col coltello andando fuori, mai venire dentro. Allora, primo step, andiamo a tirarci via l'osso dell'anchetta. Sì, 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 sì. Ok? E anche qua dentro si inizia a vedere... C'è già... proprio l'osso, quell'osso dell'anchetta che c'era lì. Esatto. No, lì, lì, Davide. Ma noi abbiamo fatto una prova. Ma sì, ma dai. Poi andiamo a fare un giro attorno all'osso con il coltello, in questa maniera. Per evidenziare l'osso... Che lì faciliterà il disosso successivo. Adesso io andrò a farlo in tre pezzi. Allora, bravo, adesso bravo. Io non ricordo, vi metterò qua il link al video di quando l'abbiamo salato, che è un video abbastanza visualizzato, vi metto il link, andate a vedere. Comunque il prosciutto dopo 24 mesi è rimasto 10 kg e 350 grammi. Vuol dire che l'avevi in un posto molto, sì, molto sì. Adatto, eh? Vai via il fiocco. Andiamo a disossarlo in tre pezzi, che secondo me per casa è la maniera di disossarlo migliore, perché disossato intero naturalmente non perdi niente, intero non si perde niente, però per uno che usa poco il prosciutto o comunque lo usa ogni tanto, dopo diventa nero, scuro, si perde qualcosa, qualcosa. Facciamolo in tre pezzi, quindi utilizziamo un pezzettino alla volta e lo mettiamo sotto vuoto. Ci sta un anno sotto. Sì, sì, sì. Quindi adesso questa parte qua più bassa, l'ho detto tante volte, è la falsa pera, quindi vado aderente all'osso.
faccio scivolare il coltello vicino all'osso e vado a dividere in due la noce. La noce che è lì. Che è qui. Vuol dire che l'hai centrata quando il coltello va giù. Esatto. E prendo la misura anche davanti e stacco anche il davanti. Lo ribaltiamo, esattamente. Lui che mancino, lavora diverso da me, ma il taglio è sempre quello. Quindi andiamo a staccare a far sapere. Ed è questa. E ti lascio a te il coltello. No, ma io uso questo, Vabbè, usa quello che vuoi. Facciamo. Se vuoi andare avanti. Io intanto procedo con il disosso, quindi sì, io tiro via. Dentro il prosciutto ha un colore che non vi dico, bellissimo. Vado a tirar via questo osso qua. Quindi aderente all'osso, faccio scivolare il coltello sopra l'osso e l'osso mi inviterà fino alla fine del prosciutto e andiamo a segnarlo. A questo punto tiro via questa parte di cotica qua. Che dopo non serve. Che non serve perché andiamo a liberare l'osso qua, in questa maniera. Mi apro il prosciutto in questa maniera con le mani e a questo punto vado dietro l'osso. Possibilmente entrare poco col coltello all'interno del prosciutto, perché sennò poi dopo ci rimangono dei tagli, dei piccoli tagli. E cosa succede quando ci sono i tagli? Succede che quando andiamo ad affettarlo in quella posizione lì, poi il prosciutto si sbriciolerà. Quindi sia sopra che sotto ho seguito l'osso. Adesso andiamo a liberarlo anche sotto in questa maniera e a staccarci l'osso. Adesso voi vedete che è un'operazione semplice, sembra un'operazione semplice, ma in realtà è semplice, Davide, è semplice per chi sa fare. Lì ci vuole attenzione, sono capaci tutti, però ci vuole un po' di attenzione, perché poi anche lì si rovina la fetta del prosciutto, si può tagliare un dito. È vero, ci sono tante belle cose, bravo, pulito, bello. Ma in realtà sì, ci ho messo qualche anno per arrivare a questa tecnica. Sì, beh, lo si capisce sicuramente, però lo fai da professionista, il gioco. A questo punto, una volta tolto l'osso, ci rimane l'osso dello stinco, l'ossicino qua in fondo. Vado a segnarlo sia da un lato che dall'altro. Sì, io prendo via quella noce qua. La tiro via. In questa maniera abbiamo tirato via l'ossicino che trovate nello stinco. Normalmente si trova nello stinco. Ecco, guardate, a questo punto il prosciutto non ha più ossa e devo dire che all'interno il prosciutto è perfetto. È un po' che non vedevo un prosciutto stagionato in casa, stagionato in casa, perché a me specialmente durante l'anno mi arrivano dei prosciutti da disossare, Giorgino, che non ti dico. Davvero? Sì, sì, veramente, okay. Veramente, okay. Veramente pessimi, ridotti veramente male. A questo punto il prosciutto è disossato, ho dato un'occhiata all'interno che non ci sia del sangue vecchio coagulato male e lo andiamo a legare. Adesso conta che ci ha dato l'acerino lì, bello pulito. Allora, per quanto riguarda la legatura, bellissimo, andiamo bene. Questo prosciutto l'abbiamo fatto in collaborazione, perché nel video non mi ricordo se era saltato fuori Giorgino, ma l'abbiamo fatto insieme e abbiamo ragionato insieme su dove posizionarlo bene. Sì, la saldatura è il mantenimento, la stagionatura, esatto. Che è una cosa mica da ridere. Allora, io ho fatto un nodo adesso, si chiama nodo scorsolino, normalissimo, a strangolo, diciamo, quindi vado a tirare. Il prosciutto deve essere chiuso, sigillato veramente bene, perché sennò passa l'aria e diventa scuro. E diventa scuro, quindi si comincia, almeno io faccio così, comincio prima dal principio, dalla parte alta, grande, che esatto. Poi in realtà non è il principio ma è la parte della chiappa. Sì, okay. Ma comunque noi diciamo il principio. Sì, dal principio. Vado a fare delle asole con il coltello sulla cotica in questa maniera per poter trattenere. Perché quando l'hai sfilato davanti lo si vede lì adesso. Esatto,
da poter trattenere la corda, quindi si fa un nodino in testa, altrimenti slitterebbe fuori. Esatto, lo vado a passare dentro le asole, chiudo le due corde, questo qua lo leggo su se stesso, passo sotto e siamo pronti a tirare. Importantissimo la parte del gambetto, che è quello che respira aria. Esatto, quindi forte, tirato forte, poi ci si fa un nodino sopra per non far scivolare via la corda. A questo punto possiamo procedere a legarlo da questa parte, così la carne tende un pochettino ad andare verso il basso, non esce da qui. Che non è capace come lui, lui ci farà 5 lacci, potete anche farne 6 o 7, sì. Così vi garantite meglio la chiusura del prodotto. Sì, non è necessario, cioè più ne fate, più esatto. Guarda, questa volta ne facciamo 6. Ne fai 6. Ha fatto 6 lui stavolta, scherzo, mica. Ne facciamo 6. Quindi nodino, passo sotto, tiro e vado a... Vedi come si chiude bene, vedi? Stringere. Se poi dopo volete fare un bel lavoro, far risultare tutte le cordicine nella stessa posizione, figura meglio. Se, cioè io qui manco. Manco perché un nodo mi va sotto, un nodo mi va sotto. Vabbè, insomma, dai. Però io lo leggo anch'io in 6-7 lacci, anch'io. Quando lo faccio, niente aria, te lo garantisco, niente aria. Questa qua è una corda di nylon. Sterilizzata. Esatto. Per intenderci, è quella che si usa per chiudere le bale di fieno. Ma viene sterilizzata. Sì, è quella, questa qua è quella alimentare, esatto. Naturalmente. Però sì, è la stessa che usa mio zio in campagna quando fa le bale di fieno, sì, infatti, che monta i rotoli nella macchina. Io la prendo lì dove fanno le ancore per le vigne. Sì. E hanno questa corda, però me la danno già sterilizzata. Stiamo parlando, non so se ci riusciremo quest'anno a fare un video mentre Giorgino raccoglie l'uva. Speriamo, è un'annata bio, buono, è un'annata difficile, eh. Stanno vendemmiando adesso l'ancelotta, c'è poca roba, molto verde e poco. Ho guardato il lambrusco. Allora niente sughi? Ah, c'è poco, ma no, per fare i sughi. C'ho la l'ancelotta? Sì. Ma puoi farla qualsiasi uva, per avere i sughi neri? Sì, per avere il sugo rosso va bene l'ancelotta. Adesso io guardo per vendemmiare, che è una bella storia questa, porca miseria ragazzi. Quest'anno è una brutta annata, c'è un caldo però. Appunto. Ecco, guardate, proprio stato risultano tutte le legature da una parte e adesso noi andremo a dividere il prosciutto in due parti per ottenere i 3 pezzi, quindi adesso posso... Che poi dopo è accessibile a qualsiasi tipo di affettatrice, diciamo. Sì, vedete? Fra le due corde. Esatto. Lì. Vado a dividere in due il prosciutto e andiamo a vedere che faccia. Oh, io non vedo l'ora di vederlo rimesato. Dio il bandesso, Dio lo benedica, guardale che roba. Guarda Davide che roba. Ma che sei bello. Bello sì. Adesso che bello. Bisogna solo sentire se è venuto dolce o salato. Ah, che bello. Ma dal profumo si sente? No. Niente salato. Sente già dal profumo. L'avresti già sentito qua, lì. Bacca Sevel, che bella bestia. Signori. Ah, è perfetto, eh. Quindi vuol dire che se voi fate nella maniera che... Che vi dice lui. Ok, che abbiamo registrato nel video. Sì, beh, il risultato diciamo, c'è. Il risultato sì, c'è. Dire, abbiamo curato il risultato assieme, però c'è. Ascoltate, perché lui è bravo anche nel comunicare, perché lo vuoi tagliare di tanto. Io lo taglio così e la falsa pera. Perché dopo diventa dura subito, anch'io l'ho sempre pulita. Sì, no, sempre. La comincio da questa parte qua, in questa maniera. Sì, io l'ho sempre pulita anch'io. Ma io, Davide, ti dico, posso dirti una roba? Per bocco. Io quando disossavo il prosciutto, ho sempre pulito dalla sogna anche tutti gli altri. Poi sono accorto che facevo un errore. Perché? Perché diventava duro prima, invece io le lascio la sogna, pulisco man mano che taglio, esatto. E il prosciutto mi resta esatto. Freschissimo. Ecco perché ho detto che lì io
Lo fa, ma da, perché tu lo vuoi assaggiare ed è giusto. No, che... ma assaggiamo da qua, dai. No, ma assaggiamo da là. Allora, sì, è quello più saporito. Quello lì. Invece vorrei assaggiarlo da qua perché quello lo tengo perché è mia moglie. Devi sapere che lei gli piace saporito. Gli piace proprio la prima fetta del prosciutto con la secca dura. Sì, 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 ho capito. Allora io lo tengo da parte. Ecco, bravo. Sì, sì. Adesso facciamo due fettine qua, anche se non è il coltello adatto. No, è adatto, per basta che tagli. Aspetta che ci sistemiamo. Boh. Perché prendo, così prendo il tagliere, prendo lo schiacciatino, mettiamo qua dentro. La mettiamo lì i coltelli che ne riempisco, quanto abbiamo i coltelli in bestia. Lì. Ok, questo lo possiamo tirare via. Lì, così va. Prendiamo un pezzo di carta che ci diamo una pulita, ci metto questo tagliere qua. Dove la mettiamo? Dove la carta? Lì, butta pure qua che poi dopo porto via. Ah. Ce li ho di là i bidoni. Ascolta Davide, tiriamo via quella urca che è la maglia, perché mi go kert. Cosa tiro via? Lo fai? Lo tiro su, così, appoggio lì. Oh, canto sacro, mi sta bagnando lì sul tuo volo. Marca la miseria, ma come si è? Preso una schiacciatina. Era un sonno di su. Mettiamo in un piatto, appoggiamoli sopra, appoggiamoli così. Io lo metterei lì, sì. Giusto, buono. Allora, abbiamo sistemato un pochettino il tagliere per poter fare la prova assaggio, così Giorgino intanto versa un po' di qualche cosa. No, 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 questo è un grappa rossa di Chiarli che non dovrebbe, guarda, guarda, è anche amabile, guarda, dovrebbe essere una favola, ma dovrebbe essere proprio un contraddittorio con quello lì. Guarda, Davide, no, che bello, Dio vostro, bello, che bello, che bello, che bello, che bello, eh? Sì, ci vorrebbe il coltello sottile, ma non ce l'ho qua. La coltellina da prosciutto? Sì, è venuto via. Beh, non è, guarda, ma non è bello così. Vacca da terra, aspetta, facciamo così, dai. Taglio in due. Oh! Non buttatelo mica via il grasso, eh. Oddio, ma io lo vado a sentire per primo. Sembra quello di Parma. Boh, è una bontà, eh. Davide. Davide, questa è una bontà. Allora, finché siamo qua che assaggiamo, c'è un gruppo di ragazzi che sabato è venuto a trovarmi, che hanno un canale internet, diciamo, che si chiama Reaffinati. Sono venuti qua per conoscere me e per conoscere te. No, in realtà a me mi conoscevano già perché mi sono venuti a trovare.
ti hanno lanciato un saluto grosso come una casa in un video precedente che adesso dopo ti faccio vedere. Quindi se vuoi mandare un saluto ai ragazzi di Reaffinati. Bravo. Noi salutiamo con cuore, con amore, i ragazzi di Raffinati. Bravo, a tutti. A tutti. Grazie. Un saluto da Giorgino e da Davide, soprattutto anche da Giorgino, che non vi conosco, ma è uguale. Dai, perché siccome dovevamo fare questo video qua un giorno o due fa, loro sono stati qua a Modena a girare, hanno visitato così, venivano a vederti, hai capito? Però poi abbiamo spostato tutto il giovedì e loro sono dovuti partire. Perché bravi ragazzi di Raffinati, ragazzi, bravi. Che ok. Vengono dall'Inghilterra, dalla Sicilia. Sì, e poi, sì. Fra l'altro mi hanno portato anche un sacco di regali. Bravi, bravi. E per te, che dopo vedremo. Bravi ragazzi. Davide è così, non così, così. Va bene, dopo vedremo. Sì. Magari nel prossimo video ti faccio assaggiare che ti hanno portato un mezzo salame da Messina. Madonna. Va bene. Allora, questo brindisi a tutti voi e ai ragazzi di Reaffinati. Ragazzi di Reaffinati, di nuovo, arrivederci presto. Saluto. Da Giorgino e da Davide. Ciao. Buono, Te l'avevo detto che questo era un grappa amabile. Oh, ancora i nostri ragazzi, perché mi ha fatto piacere quello che mi hai detto, mi ha riempito il cuore. Grazie ragazzi. Ragazzi, ma cosa non è questo prosciutto? Dio santo cielo. 24 mesi. Si poteva andare anche più avanti, se uno voleva, perché... Però il dubbio di questi prosciutti qua fatti in casa è che se per caso all'interno c'è un difetto e non te ne accorgi... È da buttare, Dopo 30 mesi lo butti tutto. Ne abbiamo coccolato, l'abbiamo annusato, tirato fuori, messo dentro, palpato, ripalpato. Forse è stata una donna questa qui. Era ammaccata dappertutto. Allora, come cercavo di dire prima, che poi mi è passato di mente, volevo dire, visto che mi avete scritto in tanti nei commenti, come mai non tiro via la sugna prima di disossare il prosciutto? Perché la sugna è un protettivo, dico bene. Roba che facevo io e che non va bene farlo. E allora basterà tirarla via quel poco che basta per affettarlo, il resto rimarrà a protezione. Perché se voi la tirate via tutta, la parte sopra rimane carne viva. E cambia colore e diventa uno stecco, diventa secca. Secca. Diventa secca e andate, cioè... Avete per un centimetro e mezzo di carne, di prosciutto, sembrano due qualità. Uno tenero e l'altro duro, ossido, e non va bene. Allora. Quello lì, per l'amor di Dio. No, perché io ho un sacco di clienti che vogliono il prosciutto magro. Non mangerà mai bene. Però poi prendono un etto di lardo di colonnata. Però prendere il prosciutto magro, hai capito? Sono delle cose. Il prosciutto, vedi, questo qua non ha solo che è bello ed è molto buono, ma il suo bianco. Quando taglio una fetta intera con la fettatrice, tu vedi e lo mangi, che lo mangi magari doppiato in mezzo a un panino, in mezzo a un pezzo di gnocco fritto, alla stria, il gnocco in grana, dove ti pare, e glielo pieghi dentro. Senti proprio che il grasso le dà un amore al di fuori delle cose. Ma anch'io ho dei nipoti e dei figli che mi mangiano alla pancetta e non mi mangiavano il bianco del prosciutto. Poi dopo hanno capito che è meglio il bianco del prosciutto, nonostante, guarda, che la pancetta sia buonissima. Guarda, mangiano una fetta in meno, ma mangiala con il grasso. Non c'è da dire. Cosa ci abbiamo da dire, Giorgio? Dire che finiamo il nostro grappa rosso. Ah, io ne ho ancora. Ah, io ho bisogno che ce ne aggiunga, perché mio padre mi ha detto occhio, che questo qua questo qua frega. Sì. No, allora, con questo brindisi... No, aspetta ah, che... scusa, pensavo... aspetta che vengo anch'io. Con questo brindisi noi vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video, dove andremo a provare... che sono venute pronte le pancette fatte a banco e
La culaccia. È la culaccia. La culaccia, che anche quella lì, poi vi metterò il link, che abbiamo fatto un anno fa. Un anno fa. E le pancette fatte, che speriamo, perché le pancette 8-9 mesi, salate sul tagliere. Ah, sì, sì, è vero. Sono miracoli, sono miracoli. Comunque, ragazzi, ci vediamo. Arrivederci. Okay. Mettete un mi piace, commentate sotto il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. E mi raccomando, un saluto ancora a quei cari ragazzi là, A tutti, dai. Ciao, ciao, ciao a tutti. Salute. Naturalmente a tutti, cavoli, come. Ciao, ah, che bellezza.